Io voglio dire una cosa, perché insomma io è la prima volta che partecipo alla presentazione di un libro che riguarda papà. Per svariati motivi, diciamo, quando è morto nel 1984, così io con mia madre, con le mie sorelle e con mio fratello abbiamo deciso che avremmo rispettato per sempre quella che era stata la sua volontà quando era in vita, cioè di tenere rigorosamente separata la sua vita privata dalla vita pubblica. E quindi che insomma non saremmo intervenuti né nelle vicende né nelle discussioni politiche che lo riguardavano, anche perché non ritengo giusto che poi i figli intervengano, se non in casi naturalmente eccezionali, nelle valutazioni politiche che riguardano il proprio genitore, e sia perché pensavamo appunto che fosse giusto rispettare quella volontà che lui aveva, così insomma, questa vita privata che lui aveva in quegli anni poi gelosamente difeso, e che poi quando è morto ho detto beh, per fortuna che poi è andata così, perché sarebbe stato molto più difficile probabilmente la nostra vita se quando se ne fosse andato. Invece noi partecipavamo naturalmente della sua vita pubblica, nel senso che poi lo seguivamo nei comizi, nei viaggi, in tante iniziative, ma sempre diciamo senza mai esporci in prima persona. Ho voluto fare un'eccezione per Pierpaolo. Non è stato affatto un padre severo, assolutamente. Io, se c'è una cosa, l'ho detto, questo l'ho detto pubblicamente e lo ripeto, una cosa mi ha sempre dato fastidio è il fatto che si dicesse che era un uomo triste, perché non era affatto un uomo triste mio padre, assolutamente. E era un uomo, certo, come dire, tormentato, era un uomo, come dire, che si interrogava, che si chiedeva, che aveva dei dubbi, giustamente, diciamo, come questo credo che chiunque l'avrebbe avuto al posto suo. Ma invece era un uomo anche per certi versi molto giocoso, insomma, questo l'ho ricordato una volta in un'intervista, quindi lo ricordo qui, poi non vorrei molto entrare nei dettagli, perché insomma quella promessa la mantengo. Per esempio, quando eravamo bambini ci portava a fare delle cose più stravaganti, cioè Luna Park, appena c'era un Luna Park noi andavamo su, poi scalare le montagne, certo le montagne consentite, no? Però, insomma tutte cose in barca, al largo, insomma molte cose che ai bambini piacciono molto. Quindi in questo senso è stato anche un padre giocoso, estroso, perché aveva delle iniziative stravaganti che insomma non sempre mia madre approvava, però non è stato assolutamente un padre severo. Infatti noi cercavamo sempre, perché era molto più severa mia madre, di andare a chiedere permesso a lui, ma lui sempre che cosa dice mamma, e quindi in questo senso non si faceva fregare, ma insomma assolutamente no. Certo ci teneva, non so, che studiassimo, che andassimo bene, però assolutamente non duro, no, questo no, assolutamente.